auguri. Un taglio del nastro a quattro mani con il vescovo Miniero, il commissario straordinario dell'ASL di Salerno, questa mattina all'ospedale San Luca per l'inaugurazione del nuovo blocco operatorio e della nuova TAC. A fare gli onori di casa il direttore sanitario Adriano De Vita e il sindaco di Vallo Antonio Aloia. Poi tante le autorità politiche e civili presenti. Il blocco operatorio, situato al sesto piano del presidio sanitario, è stato sottoposto ad importanti lavori di ristrutturazione, ammodernamento e messa in sicurezza, che hanno interessato le cinque sale operatorie e la sala risveglio. Tali lavori hanno consentito il rinnovo degli impianti e la rimodulazione degli ambienti, rendendo la struttura più idonea e funzionale alla sicurezza dei pazienti e alle esigenze del personale sanitario che vi opera. È stata altresì installata una nuova TAC 128 Slice di ultimissima generazione, apparecchiatura in grado di praticare una TAC total body in soli 11 secondi. C'è sempre da parte di noi credenti l'impegno di Dio per l'umanità, e l'ingegno dell'uomo è il segno proprio di un Dio che continua attraverso le sue creature continua la creazione, perché l'uomo, che è posto al centro del creato, possa sempre avere tutto quello che è possibile per poter vivere una vita dignitosa, una vita bella. Ben vengano queste attrezzature per la ricerca, per la diagnosi, ben vengano questi luoghi, ma soprattutto ben vengano l'attenzione di quanti si impegnano a realizzare tutto questo. Allora, mentre ringraziamo il Signore per quello che ci dona, gli chiediamo anche di assistere sempre quanti si prodigano per il bene della comunità, attraverso questi servizi importanti per il benessere di tutti. E affidiamo al Signore non solo le persone che si prenderanno cura, ma anche i pazienti che si serviranno di questi strumenti e del lavoro delle persone che saranno impegnate in questi luoghi. E lo invochiamo il Signore con la preghiera che ci ha insegnato Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre onnipotente e misericordioso, fonte di ogni benedizione, tu hai affidato la sorte di ogni infermo alle cure premurose del tuo popolo che cammina in novità di vita in Cristo tuo Figlio. Esaudisci le nostre umili preghiere per la grazia del tuo Spirito, e fa che questo ospedale diventi sempre più luogo di benedizione e di carità autentica. Qui i medici esercitino con sapienza la loro difficile arte, qui il personale sanitario presenti con sollecitudine il proprio servizio, qui vengano i fratelli per le cure e perché possano trovare il bene della vita. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Auguri, auguri. E è un impegno che vedo proprio molto, molto bello. E veramente ci rincuora tutti quanti, a me come cittadino di questa comunità e di questo luogo. Quindi ringrazio veramente di cuore per tutto lo sforzo messo per questo ambiente qui, ma anche per le altre, no? Per la parte delle sale operatorie. Però chiedo sempre di non mollare con l'attenzione, perché ne abbiamo veramente bisogno. Noi ci sentiamo veramente lontani da ogni centro, perché il Cilento è una bella terra, ma anche difficile a vivere. E quando vediamo che ci sta
un rallentamento, avvertiamo in tutti proprio dei disagi di vita, dei disagi enormi, però grazie a Dio e grazie all'impegno si sta recuperando e questo ne è un segno evidente. Credo che l'altro problema sia quello del personale che in quest'ultimo tempo hanno vinto i concorsi, problemi, vi chiedo ecco, l'attenzione massima per il nostro territorio, perché in una città ci può stare l'ospedale vicino, qui non è così, grazie per quello che continuerete a fare, grazie. All'ospedale. Beh, è un bel momento per l'ospedale San Luca di Vallo. Oggi inauguriamo le sale operatorie, la TAC, ecco un momento per focalizzare l'attenzione su tutta la sanità cilentana. Inauguriamo le sale operatorie, la TAC, ma parliamo anche di altri investimenti, la facciata dell'ospedale, una serie di tecnologie nuove che saranno di qui a breve consegnate. E l'interesse dell'azienda e di tutta la sanità salernitana rispetto a un territorio che non è un territorio da riserva indiana come qualcuno dice su questo territorio, è un territorio che è ben orientato e che è ben tenuto in considerazione da questa azienda. Qual è il futuro di questo ospedale? Io ritengo che ci siano due realtà in questa azienda che sono le realtà peculiari di questa azienda, che sono Nocera e Vallo. Tutte e due hanno la caratteristica di dover dare sanità in territori diversi, ma per le caratteristiche peculiari e logistiche che ci sono. Per cui l'investimento su Vallo è un investimento e sul territorio cilentano è un investimento che va fatto a tutto campo. Ecco, ci sono già delle professionalità, è chiaro che però la carenza di personale resta l'emergenza più importante. Inauguriamo le sale operatorie, però le dobbiamo anche riempire di contenuti, lo facciamo già, però qualcosa in più si può fare. L'abbiamo già fatto nei giorni scorsi, abbiamo al di là della mobilità, dove stiamo avendo questi infermieri che arrivano a scartamento ridotto perché le autorizzazioni delle aziende che lasciano sono a spizzichi e a bocconi, abbiamo aderito alla graduatoria di mobilità di tempo determinato del Ruggi per portare ulteriori 50 infermieri in azienda. Accanto a questo stiamo anche dando seguito ai concorsi per le unità operative complesse. In questo ospedale sono previsti alcuni concorsi a brevissimo giro. Allora, aspettando i concorsi c'è questa vicenda che inevitabilmente coinvolge anche Vallo, quella dei punti nascita, Polla e Sapri, due comunità in rivolta, inevitabilmente ecco, puntano il dito anche su Vallo, dicono perché Vallo sì, noi no. Ecco, vogliamo spiegare un po' anche le comunità locali che non è colpa di Vallo se chiudono i punti nascita. Assolutamente non è colpa di Vallo, non c'è una guerra tra poveri, è una questione ministeriale che ritengo vada a buon fine a breve, perché non posso pensare che il nostro Presidente stia pensando di non intervenire con forza come nelle sue abitudini in questo senso. Ritengo che stia valutando tutte le possibilità tecniche per poter poi ripartire in questo senso. Qui c'è la storia, insomma, guardiamo all'oggi, ma c'è anche chi ha fatto la storia di questo ospedale San Luca, ecco, la politica. Non ho fatto solo la storia dell'ospedale San Luca, vicepresidente della giunta regionale, insomma è una storia per questa regione. Poi per noi è stato, che abbiamo un po' qualche età, è stato un po' di riferimento per tutti quanti noi. Ancora molto da dare a questo territorio, allora oggi commentiamo, come dire, inauguriamo nuove realtà all'interno di questo ospedale, talvolta insomma ci siamo lamentati di gravi carenze, lei sicuramente può testimoniare quanto questo ospedale è importante per il cittadino. No, questo è un fatto positivo, io mi auguro che i provvedimenti che scaturiscono dal Ministero e non hanno considerazione delle particolari condizioni del territorio della nostra provincia, che a sud ha due terzi del territorio e un terzo di popolazione, a nord ha due terzi di popolazione e un terzo del territorio. Siccome a base della programmazione sanitaria, che deve partire necessariamente dalla copertura dell'emergenza, ci deve essere sia il territorio che la popolazione. Quindi bisogna ricostituire i centri di emergenza che avevamo con tanta fatica creato e che oggi fanno fatica a vivere,
per esempio l'emodinamica a Vallo della Lucania funziona 12 ore al giorno. Insomma, non ci si può mettere la sveglia quando si viene l'infarto. E allora è necessario che ci sia una considerazione maggiore per queste condizioni e che si programmi tenendo conto di questo. Ripeto, partendo dalla garanzia dell'emergenza, il cittadino deve essere messo in condizione, quando non è in condizione di poterlo fare da solo, deve essere messo in condizione di avere un servizio che lo copra e gli dia le risposte che lui aspetta. Purtroppo viviamo in una fase nella quale questo discorso fa fatica ad essere attuato, perché le aree deboli non sono sufficientemente considerate e sostenute. Anche la vicenda dell'abolizione dei punti nascita è una cosa che non ha consistenza, non ha senso. Se a Polla nascono 100 bambini in più o 100 bambini in meno, il problema è che a Polla è un'area interna che va coperta. Sapri, la stessa cosa, Vallo della Lucania, la stessa cosa. Quindi quando queste cose non si tengono presenti vuol dire che non si programma in modo adeguato. Eh beh, questo ospedale è al centro dell'attenzione regionale, lo testimonia la sua presenza, ma lo testimoniano gli interventi in corso. Vabbè, stamattina si testimonia proprio questo, che la regione è tutt'altro che non attenta alle problematiche delle aree interne, delle aree più disagiate. Noi abbiamo qui due terzi del territorio e un terzo della popolazione della provincia, a differenza dell'altra parte del territorio che ha i due terzi della popolazione e un terzo di territorio. E però questo significa anche condizioni più disagiate per la salute dei cittadini, e intervenire con questa attenzione significa considerare questo territorio, e lo faremo anche rispetto a tutte le problematiche emergenti. Sta lavorando la Regione, voglio subito collegarmi a uno dei punti chiave di questi giorni, sta lavorando per riqualificare la richiesta di deroga rispetto ai punti nascita, per abbassare anche i livelli di rischio e convincere il Ministero che possiamo sicuramente avere diritto ad avere i punti nascita che sono stati chiusi. Sicuramente un punto d'arrivo questa mattina, non un punto di arrivo ma di partenza. Un punto di partenza, no, un percorso rispetto al quale noi dobbiamo considerare l'appropriatezza della struttura dove il cittadino deve arrivare, cioè il cittadino deve arrivare nei tempi nella struttura più appropriata per essere curato rispetto alla problematica. Questo si fa con strutture appropriate e si fa anche con la rete di emergenza e con i mezzi per portare la persona nel punto più vicino nei tempi giusti. Si sta lavorando sia sulle reti quindi che sulle strutture, non tralasciando che questi presidi sono anche servizi per il territorio. Se noi vogliamo ripopolare queste zone dobbiamo dare servizi e anzi migliorarne la qualità. Sindaco, ci siamo, due importanti momenti questa mattina, saloperatorie, TAC, ma un momento per focalizzare l'attenzione sul nostro ospedale, ospedale San Luca, che ahimè ha qualche emergenza ma comunque rappresenta un importante punto di riferimento per la sanità cilentana. Sì, sono segnali importanti questi qua, finalmente arrivano dopo un duro lavoro fatto in questi anni, finalmente si arriva ad avere un blocco operatorio adeguato e degno di questo nome, e incominciamo ad avere una tecnologia anche molto avanzata quale questa TAC a 118 slide, che consente una velocità di esecuzione dell'esame anche addirittura di 11 secondi, una total body. A prescindere da questo, che è un aspetto certamente positivo, non possiamo non nascondere, lo diremo anche oggi al nostro commissario, che è molto sensibile, devo dire la verità, rispetto a quelle che sono le nostre richieste, l'esposizione dei nostri problemi. Dicevo, non possiamo non nascondere le difficoltà oggettive che ci sono. Si sta cercando di recuperare quello che è un vulnus sul personale, la carenza di personale che è diventata importante, come la stessa cosa si sta facendo per quanto riguarda l'ammodernamento delle strutture elettromedicali. Tra qualche mese speriamo di poter inaugurare la nuova emodinamica, come inizieranno anche i lavori della zona di spirito, la riqualificazione di tutta la facciata della zona di spirito.
e speriamo che il direttore generale, oggi lo solleciteremo anche da questo punto di vista, possa mettere già a bando quello che è il progetto della nuova tarnatologia. Quindi una serie di notizie anche positive rispetto a quella che è le difficoltà che ci sono, difficoltà che vanno contestualizzate in una crisi generale in cui c'è il problema legato certamente all'annullamento della nostra ex ASLAM Salerno 3. Oggi però teniamo due problemi emergenti, quelle delle reti appunto di emergenza, non solo cardiologica ma anche quelle dell'ictus, e poi c'è il problema serio dei punti nascita. Spero che su questo possiamo avere al nostro fianco il direttore, il commissario, che vi ripeto ha dimostrato sempre molta sensibilità intorno a questi problemi, perché non possono non consentire che si possa nascere come normalmente è stato fatto nel Cilento, invece dobbiamo emigrare anche per nascere. Questo assolutamente no, penso che eleveremo la nostra protesta in maniera importante nei prossimi giorni. E con il dottore Luigi Gallo siamo all'interno del blocco operatorio, del nuovo blocco operatorio dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Nei mesi scorsi sono stati effettuati importanti interventi. Ecco, noi presentiamo ufficialmente le nuove 5 sale operatorie. Il dottore Luigi Gallo, oltre che responsabile del blocco operatorio, è anche referente dell'ASL per i rischi clinici. Ecco, allora dottore, approfittiamo della sua presenza per illustrare, ecco, il nuovo blocco operatorio. Che tipo di lavori innanzitutto sono stati effettuati? Sono stati effettuati lavori di ristrutturazione profonda degli ambienti della sala operatoria. 5 sale operatorie già attive da ormai 25 anni abbisognavano di un ammodernamento sia per quanto riguarda l'impiantistica che per quanto riguarda la ristrutturazione completa del plesso. Sono state ristrutturate tutte, sono state fatte dei lavori di ristrutturazione profonda, come per esempio applicazione di linoleum in tutti quanti gli ambienti, rinnovazione delle porte che sono diventate automatiche e scorrevoli. Abbiamo rinnovato anche sul piano delle attrezzature tecnologiche praticamente tutto il parco delle apparecchiature elettromedicali, dalle colonne laparoscopiche a microscopi di alta generazione per quanto riguarda gli interventi soprattutto della neurochirurgia. Abbiamo rinnovato tutto il parco macchine delle macchine di anestesia. 2 sono arrivati proprio ieri, 2 ventilatori di ultima generazione che sono anche adibiti alla gestione del paziente nel post-operatorio, nella terapia intensiva post-operatoria, con un sistema di ventilazione particolare che ci permettono anche di attivare in questo plesso operatorio 2 posti di terapia intensiva post-operatoria che vanno a decongestionare per quello che è possibile il sovraccarico di lavoro della rianimazione a terapia intensiva che è posta al primo piano del nostro plesso. Ecco, quindi rispetto al passato, cosa ci consentono questi lavori? Rispetto al passato ci consentono di lavorare innanzitutto in grande sicurezza ambientale, di lavorare in grande sicurezza tecnologica, di contenere in maniera importante tutti i rischi clinici legati appunto all'organizzazione alberghiera e tecnologica delle sale operatorie. Sapete bene che le sale operatorie sono definite anche nei trattati di rischio clinico come l'ambiente più ad alto rischio per i pazienti, per 2 motivi fondamentali. Intanto perché abbiamo a che fare con pazienti con cui noi andiamo a interferire con le funzioni vitali, e dall'altra parte abbiamo a che fare con tecnologie complesse perché richiedono competenza, prontezza e sicuramente percorsi collaudati di cura per i pazienti. Ecco, facciamo soltanto un mezzo passo in avanti perché, ecco, non vogliamo insomma entrare totalmente in questa sala operatoria. Siamo all'interno di una delle 5 sale operatorie. Che cosa troviamo? Troviamo quello che c'è di solito in una sala operatoria, una macchina di anestesia all'avanguardia, illuminazione scialitica abbastanza di ultima generazione, una rete di visualizzazione per le immagini in rete per tutto l'ospedale e quanto serve per un intervento chirurgico in sicurezza. Naturalmente ogni sala è più o meno dedicata, questa è la sala della chirurgia generale, ma abbiamo anche la sala dedicata all'oculistica con attrezzature specifiche, sala dedicata alla neurochirurgia con attrezzature altrettanto specifiche e sala dedicata alla chirurgia vascolare con attrezzature specifiche. Diciamo che tutte le sale possono fare di tutto, cioè possono ospitare qualunque tipo di paziente chirurgico, ma abbiamo voluto dedicare prevalentemente una sala a specifiche branche
in particolare la neurochirurgia e la chirurgia vascolare, che sono branche ultra specialistiche e che danno, come dire, un impegno notevole per quanto riguarda sicurezza e impegni di risorse per l'ospedale di Vallo, e che sono le due branche che andrebbero sicuramente potenziate, soprattutto in termini di personale, più che altro di personale, perché le attrezzature le abbiamo praticamente, le abbiamo tutte in realtà. Quindi abbiamo le sale operatorie, è chiaro che le riempiamo purtroppo anche di contenuti, con interventi sia di emergenza che programmati. L'urgenza e l'emergenza è sempre garantita a Vallo della Lucania. Noi cominciamo a essere anche il riferimento per le emergenze oculistiche, e mi riferisco ai distacchi di retina. Qui a Vallo c'è un'ottima chirurgia retinica ormai da qualche anno, che andrebbe potenziata, pazienti che vengono da ogni parte della nostra ASL, ma anche da fuori ASL. Quindi lì il problema è potenziare il personale oculistico, perché naturalmente una patologia retinica è di per sé una patologia importante, che va trattata in tempi chiaramente ragionevoli. Questo è uno degli obiettivi che dovrebbe, diciamo così, perseguire l'ASL. Dal punto di vista della sala operatoria, quindi del personale di sala operatoria, ci siamo tutti, siamo pronti a questo tipo di attività. Così come siamo pronti anche al tipo di attività di neurochirurgia e tutte le chirurgie. Basterebbe. Che tipo di interventi vengono effettuati, anche importanti? Interventi importanti senz'altro. Mi riferisco per esempio alle branche ultra specialistiche, che sono le più importanti, quindi aneurismi cerebrali, che oggi riusciamo ad operare grazie all'impegno dei neurochirurghi nelle 24-48 ore canonici dal sanguinamento. Che significa che un paziente che ha questo tipo di patologia ha la possibilità concreta di avere meno conseguenze, di venire fuori più facilmente dal suo problema. Abbiamo operato spesso per il passato aneurismi della porta addominale rotti e in elezione, siamo riusciti a essere sufficientemente tempestivi per questo tipo di interventi. E poi c'è una chirurgia, diciamo così, d'urgenza generica, rispetto alla quale ci dà la possibilità di avere un po' di tempo in più per organizzarci, ma è sufficiente, ripeto, una telefonata in sala operatoria di allerta per le patologie gravi e di urgenza, che riusciamo in pochissimo tempo a organizzarci e quindi a fare fronte a qualunque tipo di problema. Quello che manca ancora un po' di più è il potenziamento dei reparti chirurgici, perché una cosa è avere un reparto chirurgico con sufficiente personale infermieristico e medico in queste circostanze, e quindi la sala operatoria, che di per sé nasce come servizio, può fronteggiare questo problema. Altra cosa è invece non avere personale sufficiente nei reparti chirurgici ad accogliere il paziente importante, il paziente da operare in tempi brevi, e quindi questo va potenziato. Molto è stato fatto in questi anni per quanto riguarda concorsi ed altro, l'abbiamo visto anche come attività dell'ASL negli ultimi tempi, moltissimo è stato fatto dal punto di vista della tecnologia. Oggi si inaugura anche l'ATC ad alta risoluzione, che è stata praticamente attivata da qualche settimana, quindi è un ospedale che è potenzialmente molto attivo, molto presente, molto dinamico, quindi basterebbe poco per poterlo rendere veramente un punto di riferimento a sud di Salerno. Che cosa manca? Qual è questo poco? Il poco mancano qualche professionista medico in alcuni reparti chirurgici, ma è una cosa che abbiamo detto sempre, e mancano degli infermieri da collocare specificamente in alcuni tipi di reparto. Basterebbero, nelle varie specialità, da quello che si legge, basterebbero circa 20-25 professionisti medici nelle varie branche e una trentina di infermieri da dislocare nei punti strategici dell'ospedale. Questo basterebbe, ma credo che si stia già facendo, a creare a Vallo della Lucania veramente un riferimento soprattutto per le emergenze. Ecco, le 5 sale operatorie e il personale che al momento abbiamo a disposizione, a che livello ci pongono, sia in ambito territoriale, provinciale, ma anche regionale? Abbiamo personale sufficiente per far fronte alla domanda attuale di intervento chirurgico. Le sale operatorie, per cui sono strutturate, però sono sottoutilizzate, nel senso che potenzialmente dal punto di vista strutturale e tecnologico possiamo fare molto di più. Basterebbe quindi avere un po' di infermieri in più in sala operatoria, qualche anestesista in più in sala operatoria, qualche chirurgo in più nei reparti, e quindi riusciremmo a lavorare sull'80-90% del potenziale delle sale operatorie. Quindi abbiamo 5 sale operatorie, 6 compresa la sala operatoria ortopedica giù, una sala operatoria finanziata nel reparto di ostetrici per le emergenze ostetriche,
e quindi potenzialmente e strutturalmente abbiamo tanto. Quello che dobbiamo fare è cercare di utilizzare queste risorse strutturali potenziandole attraverso l'acquisizione di nuovo personale, di nuove competenze. Questa mattina c'è anche un convegno, oltre all'inaugurazione del blocco operatorio e della TAC, c'è anche un convegno proprio sul rischio nelle sale operatorie. Sì, la sala operatoria, come detto prima, è l'ambiente definito in tutti i manuali che si vanno a studiare come l'ambiente più ad alto rischio clinico, cioè rischio clinico che si intende ciò che il paziente rischia per il semplice fatto di sottoporsi alle cure. Quindi parlare di rischio clinico e la sicurezza della sala operatoria significa parlare praticamente di tutto. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che oggi giù, da qui a poco, ci affronteremo diversi tipi di problemi. Come si prepara il paziente per l'intervento chirurgico, che cosa deve essere fatto, come viene trattato nella sala operatoria, come viene monitorizzato, che cosa si fa nel perioperatorio, in modo tale da chiarire ancora una volta, laddove fosse necessario, qual è il percorso preciso, il percorso più sicuro dei pazienti che devono essere operati. Naturalmente la catena, il percorso è molto complesso, va dall'accettazione del pronto soccorso, alla radiodiagnostica, alla diagnostica in generale, quindi all'accettazione, all'intervento chirurgico e alla sorveglianza perioperatoria. Di tutto questo si parlerà in questo convegno stamattina organizzato dal Dipartimento Area Critica dell'ASL, diretto dal dottore Chiumiento, e faremo il punto su alcuni specifici problemi più importanti di potenziamento di questo percorso. Cosa si augura? Mi auguro che la buona volontà non venga meno così come c'è stata fino adesso. Mi auguro che i progetti che l'ASL ha messo in campo per potenziare questo ospedale in termini di acquisizione di personale vengano perseguiti. Mi auguro che il buonsenso prevalga in certe situazioni di conflittualità che pure ci sono nel nostro ospedale, come in tutti gli ospedali dell'ASL, ma in tutti gli ospedali del mondo, credo. E mi auguro che finalmente, per lo sforzo che stiamo facendo in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, al di là del rinnovo strutturale, tecnologico, mi auguro che le persone che pensano all'ospedale di Vallo pensino a questa struttura come una struttura accogliente, capace, competente, che si possa occupare in maniera seria e concreta dei loro problemi di salute. Beh, questa mattina presentiamo ufficialmente anche la nuova TAC in dotazione all'ospedale di San Luca già da qualche settimana, ecco, è già in funzione, e ad illustrarci la nuova macchina è Francesco Longo, coordinatore della neuroradiologia. Allora, abbiamo definita all'avanguardia tecnologica sicuramente un'apparecchiatura in grado di fare la differenza rispetto al lavoro svolto fino adesso. Perché? Perché questa macchina ha una capacità di esecuzione di esame innanzitutto brevissima, a basso dosaggio. Sono macchine che diciamo che hanno una capacità di eseguire un esame con un sistema detto di detezione, che sono praticamente i sistemi di rilevatore delle radiazioni, e quindi hanno la capacità di fare un esame che riesce in brevissimo tempo e con un'alta definizione, e ripeto, a basso dosaggio, che è la cosa più importante oggi per quanto riguarda la normativa vigente, che chiaramente non ci dimentichiamo che sono esami che utilizzano, sono macchine che utilizzano le radiazioni ionizzanti, quindi dannose per il paziente. Quindi queste macchine hanno una capacità di poter sviluppare un esame ad alta risoluzione con bassissime dosi. Che tipo di esami ci consente? Tutti gli esami del corpo umano, dall'encefalo all'addome, al torace, con uno studio particolare dell'angiografico, cioè le cosiddette angio-TC, sia dei vasi del collo che dello studio, insomma, delle arterie di tutto il corpo umano, quindi dall'aorta alle iliache e quant'altro. Rispetto alla macchina che comunque è ancora in dotazione, comunque viene ancora utilizzata perché è una buona macchina, ecco, rispetto alla macchina che abbiamo utilizzato fino ad oggi? Assolutamente, la macchina che abbiamo in dotazione già da circa 10 anni, dal 2010 per l'esattezza, è una macchina anche quella molto molto all'avanguardia, con la differenza che utilizza un pochino di dose in più, non esageriamo, e con un tempo di esecuzione leggermente più lungo. Questa praticamente è come se avesse, o meglio, questa ha una capacità doppia di elaborazione dell'esame e di acquisizione dell'esame stesso, quindi basso tempo di esposizione e basso dosaggio. Praticamente vediamo la macchina in funzione.
Se devo studiare per esempio un encefalo, porto il lettino altezza del collo del paziente, dopodiché spengo la luce e vado alla console. Dalla console programmo l'esame, il lettino viene fuori, mi fa un primo studio che è quello di riferimento anatomico, dopodiché si imposta l'esame secondo i piani che stabilisce il medico neuroradiologo. Lo stesso vale per quanto riguarda uno studio del torace o dell'addome. Porto il lettino grosso modo all'altezza dell'addome, il lettino viene fuori col paziente, mi studia il riferimento anatomico, cioè praticamente va a riprendermi il riferimento anatomico, e da lì si imposta poi l'esame per quanto riguarda lo studio del torace, dell'addome o anche uno studio della, diciamo così, del circolo vascolare, quindi arterie, vene e quant'altro. E con il dottore Aurelio Sica, responsabile del reparto di radiologia dell'ospedale San Luca, presentiamo ufficialmente, ecco, la nuova TAC, la illustriamo questa mattina anche già, se già in funzione, ecco, da qualche settimana. L'abbiamo definita una macchina all'avanguardia tecnologica in grado, ecco, di dare, come dire, un contributo in più all'ospedale San Luca. Vabbè, l'attendevamo da tempo, un importante segnale per questo ospedale. Innanzitutto risolviamo una vicenda che era lunga e penosa da anni in un presidio ospedaliero dove vediamo reparti come la neurochirurgia, la chirurgia vascolare, ci trovavamo in enormi difficoltà a gestire situazioni in cui la macchina, l'unica macchina, si bloccava per motivi diversi, per motivi di oramai quella macchina datava dei 10-12 anni, per cui unica macchina ATC ci poneva delle enormi difficoltà. Abbiamo sollecitato da tempo il commissario e i precedenti direttori generali a risolvere questa tematica che era anche per loro, non solo per l'utenza, di enorme difficoltà. A distanza di anni siamo riusciti a risolvere questo problema. Questa TAC avrà già il capo tecnico illustrato, diciamo, le caratteristiche tecniche, ma trasformandole in una lettura più pratica che possano capire. È una macchina che in 7 secondi determina l'esecuzione di una torace addome. Inoltre, con la velocità di questa macchina permette di superare artefatti nei bambini, nei vecchi non collaboranti, e soprattutto c'è una riduzione della dose, per cui si abbatte la dose dal 40 all'80%, le dosi dal punto di vista espositivo in un'esecuzione di un attacco, per cui importanza soprattutto dal punto di vista, diciamo, dell'esposizione radiogena. Inoltre riduzione della somministrazione del mezzo di contrasto. Quindi ci sono delle caratteristiche tecniche che pongono all'avanguardia questa macchina, crea condizioni, diciamo, di risoluzioni di alcune tematiche molto importanti. Questo servirà al presidio anche di poter attivare nuove procedure, perché questa macchina consente anche l'esecuzione dell'ATC coronarica, per cui in collaborazione con la cardiologia stiamo organizzando sia la formazione per il personale e sia la possibilità di poter essere d'aiuto all'unità coronarica per i controlli di TC che non debbano sottoporsi alla coronarografia. Sono comunque pazienti selezionati, che verranno selezionati dal cardiologo, e noi in collaborazione con loro sottoporremo, a posto di una coronarografia, dei controlli TC coronarici. Cosa rappresenta questo momento, dottore? Cosa? Rappresenta questo momento, ecco. Apriamo i riflettori sull'ospedale. Un inizio, mi auguro, di una nuova iter, diciamo, di peso che bisogna dare a questo ospedale. Secondo me è una goccia nell'acqua, però risolve dei problemi che ponevano delle difficoltà enormi per l'utenza. Credo che il problema questo debba essere soprattutto visto anche in funzione di successive scelte di presenze qualificate nell'ambito chirurgico e medico, anche a costo di fare dei contratti privatistici, perché abbiamo bisogno di eccellenze nell'ospedale, non solo di risolvere l'emergenza urgenza, ma anche di eccellenze, per cui non dobbiamo assistere più a migrazioni, ma dobbiamo cercare di risolvere, nel modo che ho accennato, di creare anche delle condizioni per la formazione anche del personale medico, di grossi nomi che possano venire in contratti privatistici. Al momento diamo delle risposte.
Al momento ci sono delle zone d'ombra che vanno assolutamente risolte. Se si vuol portare questo ospedale a un'eccellenza che anni fa era sotto gli occhi di tutti.